Excuse me. Sorry. Excuse me, Vigilo di Venezia. Io sono un giornalista. Posso chiedere dove è fermata di autobuco? Ah no, autobuco qui in Venice. Why? Ah, too much scalini, questo è giusto. E come io poi arrivo in piazza di Santo Di Marco? Non di Pordenone, di Venezia, please. Oh, va dritto? Va dritto di qua? Thank you. Sono nato a Venezia. Questo è tipico, caratteristico niente di Venezia. E ho una piccola... Ario, ma che brutto che DJ Mattia ha fatto baruffa col pettine stamattina. Ario. Excuse me. Sono nato... Omino di Venezia. Sorry, please. Only information, please. Only information. Posso chiedere? E so qua, se ti avevo mandato. Io chiedi un'information di tipico, tu è tipico, caratteristico di gente di Venezia, tu è indigeno? Ora di non offendere, sa. Ora di non offendere. Ora di stare attento, sa, no? Perché qua, a chi indigeno? No, ora che te c'avo poi lei, ti scarto come una golia, sa. No! No, te c'avo poi... Lì, te sta con braccio, te dago solo quello, ti ha capito? Se ti ha voglia di fare un giro in giro per Venezia, va bene, ma se no... No, io non voglio giro in tue barche. No, non sei una barca, sei una gondola, ti ha capito? Gondola. Ma sorry. Voi chiedi un'information. Tu è indigeno, vuol dire nato di Venezia? Mi sono nato a Venezia, reverendo, tu, magari altro. No, io no, reverendo. Io è uno giornalista from Scotland, from Edinburgh. Ah, non ti sei reverendo? No. In abito talare, però... No, io è uno giornalista, dici. Io... ti hai mutande sotto, sì. No, per... Il mio nome io è from Edinburgh. Bene, il mio giornale, sì. Mio little cazzettino. Gazzettino. In italiano c'è gazzettino. Mio nome è Richard William Archibald Stephen. Certo, mi sono Piero Ardenghi. No, mio cognome è McDonald Harris, McBurger McAnsey. Mio giornale chiedi un'intervista di tipico gente di Venezia. Come gente di Venezia vivi oggi in questa magnifica città? Se Marco Polo oggi essere qui. Non so se come, il Polo. Non so se il Polo, dico. Marco Polo essere qui. Non lo so, se andava via stamattina col Barchin verso la Giudeca, non so se può essere qua a sta ora. Polo Marco. Non so se è stessa roba, ti dico che non so se il Polo o no Polo, ti dico che se andava via, l'ho visto andare via e sarei da contattarlo. Polo, no, esploratore. Viaggiatore. Marchetto ti devo parlare. Gengis Khan, quello. Ma del nostro Marchetto ti devo dire, ma bravo, Ario, mi butta le robe che non si capisce, no? Cioè, ti ha da parlare più sciolto, ti ha da parlare, no? Ma mancaria altro che il nostro, lo spirito esplorativo del nostro Marchetto è ancora vivo e veneto in altri. Esiste oggi uno spirito di Marco Polo? Ma oggi esiste, mancaria, ma guarda che ni altri è ancora vivo? Ma con la nostra diciamo, affabilità, con la nostra modestia, con la nostra così propensione al dialogo, abbiamo vinto tante di quelle guerre che metà bastavano. Senti, a capire che ni altri Geronimo Paroni del mondo una volta. No, perché Boyon, Tre Baseleghe, Costantinopoli, Chirignago e Campagna Lupio, c'era tutto nostro una volta, capito? Tutto nostro. Questo e allora Niadi cosa che si faceva? Si caricava sulle sue navi i prodotti locali e si portavano da Ori e Ori ne restituiva pevare. Cannella, quelle robe là, insomma.
coriandolo. Ah, per quello dopo sei nato anche a carnevale. Ah, che so. E noi si portava a canoce per oggi, così. Che, oh, che anche ora che c'era vedendo per oggi, la prima volta che restai anche in fiamme. Sei un per oggi, per oggi. Tanto per dirtene una, eh. Poi c'è un fotografo. Tipo, fotografo. Ehi, cosa ti fa, Ario, che puzzai, man? Ara di starmi lontanza. Ara di starmi lontan, che non mi fido degli uomini con le braghe, figurati di quei con le cotole. Stammi lontano. No, questo non è cotola. No, questo non è cotola. Questo è il mio traditional kilt. No, questo è il mio simbolo di mio paese, di mio Scotland, di mio castello, di mia land. Questo è il rispetto di mia terra. Tu non puoi infangare il mio abito, il mio vestito. Questo è il mio simbolo di mia terra. Questo io viaggio così perché io rappresento mia Scotland, mia terra, mia livrea. Questa è mia livrea. Io sono orgoglioso di portare questo perché non posso tollerare che nessuno parli Maria, male quanto questo. Che parla Maria Vergine per forza è siccome una betonica per forza che porta il coto e dai su mamma dai così è questo puzzo questo fumo così è il refolo che arriva da Marghera dai cosa ti vuoi che sia che questo odore cos'è questo puzzo puzzo alghe che in primavera butta su freschin, ma niente di strano, dai, su. Questa cacca in mia testa. E sei colombi caga, in magna e caga. Caga in testa. Tu porti me in Scotland. Ma questa barca fa acqui. Bravo, e ti pare che se a facessi vin sarei qua a parlare con te? Sarei a parlare in mezzo alla laguna, vecchio. Io parlo molto...